Buongiorno da Gualtiero Sanfilippo, bentrovati a questa nuova edizione del TG Med Lis, l'informazione nella lingua italiana dei segni. Restano gravi le condizioni dei due vigili del fuoco rimasti feriti ieri sera nell'esplosione avvenuta a Catania che ha provocato la morte di due loro colleghi di 38 e 40 anni e anche di un 75enne che viveva e lavorava in quell'abitazione dove c'era un'officina per le riparazioni delle biciclette. Si indaga per capire la dinamica proprio prima dell'esplosione. Cambiamo decisamente argomento. Un collaboratore scolastico di 43 anni è stato denunciato dai carabinieri per avere aggredito la maestra del figlio di 10 anni che frequenta proprio l'istituto comprensivo Ignazio Florio a Palermo. La donna è stata colpita al volto con un pugno e minacciata di morte dopo che si era lamentata con l'uomo per le ripetute assenze del figlio. Adesso l'insegnante è stata portata in ospedale e la prognosi è di 6 giorni. Ci spostiamo adesso in provincia di Siracusa, dove è stato parzialmente distrutto dalle fiamme un deposito all'interno di un'azienda agricola a Pachino, proprio nel Siracusano. Il rogo è di natura dolosa ed è stato spento in poche ore dai vigili del fuoco. Rubinetti a secco oggi in 6 comuni della costa occidentale palermitana a causa dei lavori di manutenzione della diga Poma di Partinico. Interessata anche la zona di Punta Raisi, dove comunque non ci sono stati disagi all'aeroporto Falcone Borsellino. I centri coinvolti sono Isola delle Femmine, Capaci, Carini, Terrasini, Balestrate e Trappeto. In ogni caso, l'acqua dovrebbe tornare a sgorgare regolarmente oggi pomeriggio. Ultimo round fra la Procura e il Palermo Calcio nella battaglia per il fallimento del club rosanero. L'udienza di oggi, che è iniziata alle 10.35, è l'ultimo confronto fra le prime parti del pronunciamento della Corte. Il pronunciamento della Corte potrebbe arrivare già nella giornata di oggi e in caso contrario arriverà certamente in settimana. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo alla prossima edizione.